Sono state installate più di 10.000 e tra settembre nel prossimo anno speriamo di metterne altre 20.000, quindi siamo a numeri che cominciano a essere importanti. Intorno a questo discorso si sta muovendo l'editoria, come diceva noi, io sto stimolando anche con quei pochi finanziamenti che nel Ministero, raschiando il barile, in fondo si trovano, sto cercando di stimolare la produzione di materiali che siano di livello, che non siano il PDF della pagina stampata o l'esercizio dove mettere le crocette, ma che siano materiali che facciano capire all'insegnante che forse una certa operazione che è astratta, che i ragazzi fanno fatica a capire, che si può impostare con un linguaggio diverso, renderla interattiva e accendere quella lampadina che poi è quella che produce gli apprendimenti. E all'interno di questo piano è stato sviluppato, e questo lo dico per prossimità al titolo, Classi 2.0. Classi 2.0 è una iniziativa, io sono contro la parola progetti, un po' perché mi ricordo che il mio ministro, io lo chiamo sempre il mio ministro, quando parlava negli ultimi anni della scuola Club Mediterraneo, cioè la scuola piena di progetti in cui poi sotto questa miriade di progetti rimane la grigia realtà della didattica di tutti i giorni, che alla fine è fatta delle solite cose, e poi ci sono questi progetti. Allora, io vorrei cercare, anche inserendo la lavagna in classe e non nei laboratori, anche su questo c'è stata una battaglia non da poco, portare questo discorso dell'innovazione nella pratica educativa. Se noi non siamo in grado di incidere in quello che avviene quando l'insegnante chiude la porta con i ragazzi, il resto rischia di rimanere sulla struttura. Allora, Classi 2.0 è un progetto che ora ha 156 scuole, lo raddoppieremo, a settembre ne avremo 300 di tutti i livelli scolastici, ed è un laboratorio di, chiamiamola, termine sperimentazione un po' impegnativo, diciamo un laboratorio di idee, un laboratorio nel quale vogliamo passare dalla teoria alla pratica, perché tutti questi discorsi che tutti sapete sulle tecnologie cambieranno la scuola, le scuole senza classi, l'ebook e quant'altro, bene, vediamolo in pratica, mettiamo una realtà di 300 scuole dove proviamo, facendo degli investimenti adeguati, dando un computer a tutti i ragazzi, mettendolo nel cablaggio, avendo le tecnologie a disposizione, realmente che cosa cambia, quali sono i comportamenti sia degli insegnanti che dei ragazzi, tenendo conto sempre di una cosa, che noi dobbiamo fare in modo che la scuola sia per i nostri ragazzi un ambiente amichevole, un ambiente attrattivo, un ambiente che ha un appeal, e per fare questo noi sappiamo che le nuove tecnologie sono un elemento importante. Quindi Classi 2.0 rappresenta questo incubatrice di idee, diciamo, un progetto pluriennale. Io devo ringraziare le fondazioni, Fondazione San Paolo, Fondazione Agnelli, che si sono prese in carico, diciamo, tutto il monitoraggio dell'iniziativa e che quindi stanno seguendo, gli editori ai quali ho proposto di fare l'adozione di una classe 2.0, ho detto ma perché non prendete delle classi e cominciate a sperimentare i vostri nuovi modelli, diciamo, di contenuti digitali, per esempio, oppure lo stesso l'ho fatto con le grandi aziende. Sto cercando in qualche modo di mettere intorno alla scuola un fermento, un movimento che aiuti a fare questo salto in modo qualitativamente significativo, perché altrimenti la scuola diventa terra di conquista di chi vende poi le varie soluzioni tecnologiche. L'accento è sulla tecnologia, ma l'accento non deve essere né sulla lavagna né sull'ebook, l'accento deve essere sul miglioramento della qualità della nostra scuola. Grazie.